Come fare per tirare su il morale in queste giornate un po' uggiose? L'inverno inizia a fare capolino. Che facciamo? Facciamo una bella ferratella, o neola, o come la vogliamo chiamare, con fichi e crema chantilly. Cioè, il morale ovviamente non può che alzarsi. Che meraviglia! Quindi prepariamo questo sì, dolce, che è un dolce antichissimo della della tradizione tradizione abruzzese, abruzzese. sì. E chi le chiama pizzelle, chi le chiama ferratelle, chi le chiama nevole. Poi anche questa è una caratteristica stessa dell'Abruzzo, che in ogni zona la stessa preparazione gastronomica assume nomi diversi, ci sono anche degli ingredienti diversi, ma questa è un'ulteriore caratteristica meravigliosa, una connotazione tutta abruzzese. Noi siamo curiosi oggi di scoprire come la preparerà la nostra Elenia. Allora, uova, zucchero, olio d'oliva e farina, un pizzico di sale, una scorza di limone grattugiata E ci e a siamo. posto. Allora. Possiamo farli in planetaria col frustino elettrico. Adesso oggi faccio a vecchia maniera con la Sì, frusta e la ciotola. sono d'accordo, anche perché essendo una ricetta della Sì. tradizione, noi vogliamo farla come si faceva una Una volta. volta. Che poi una volta ogni casa aveva il suo ferro Ferro, sì, con lo non stemma quello della della famiglia. famiglia, Una cosa sì, che veniva bellissima. fatto sulle mie nonne, le Sì. faceva Al caminetto. sulla brace, sul fuoco, Sì. sì. E quindi io ho proprio il ricordo di queste neole. Sì, è vero, Adesso non ce la fa profumate. più a farle perché ha 95 anni, quindi. Congratulazioni, che meraviglia! Che Se no prima le faceva sempre. bello, sei fortunata. Sì. Andiamo a mettere l'olio d'oliva. Anche qui noi esaltiamo con l'olio d'oliva. Potremmo mettere l'olio di semi, ma abbiamo i nostri oli che sono invidiabili. Esatto. Per quale Poi, motivo sostituirli? infatti, poi l'olio d'oliva si può utilizzare tranquillamente per preparare i dolci. Se pensiamo che magari può essere un gusto un po' troppo deciso, un po' forte, utilizziamo quello dell'anno Sì, precedente. infatti. Ovviamente, ecco, ricordo per chi si fosse sintonizzato con noi in questo momento che può trovare tutte le dosi precise di Sì. questa ricetta a fine puntata. Quindi noi adesso non ve le stiamo dando al momento, perché poi le trovate a fine puntata dove c'è la grafica con il riepilogo di tutti gli ingredienti che la nostra Elenia sta utilizzando per preparare la neola, che poi andremo ad accompagnare anche con una crema Sì, con una crema chantilly. chantilly che ho alleggerito con, vabbè, non è proprio chantilly, una crema pasticcera, Ok. diciamo, crema gialla, classica, Sì. Con l'abbiamo alleggerita con della panna. della panna. Sì. Trovate la ricetta. Anche qui, ovviamente, noi per tempi televisivi l'abbiamo preparata con un po' di anticipo, ma è veramente semplicissima. Penso che Sì. poi alla fine potete utilizzare anche la vostra ricetta della crema pasticcera, perché Sì, ogni andrebbe poi bene anche sì. quella. Possiamo metterci anche una ganache al Quello che cioccolato. volete. Possiamo. Quello che Allora, volete. quello che consiglio è di mettere sempre la farina un po' alla volta, perché al momento che avete raggiunto la cremosità desiderata, possiamo anche fermarci, nel senso, me ne può anche richiedere di meno di farina. Ed ora passiamo alla cottura. Sì, il nostro ferro è caldo. Mi metto un po' a favore Di camera, così. brava Elenia, bravissima. Giusto una cucchiaiata. Quindi le facciamo piccoline. Piccoline, sì. Tempo di Andiamo a cottura? stringere. Ma guarda, ma scarsi 30-40 secondi, perché comunque è talmente veloce la cottura della ferratella che. Subito, Sì. subito. Attendiamo un pochino. Nel frattempo noi già abbiamo caramellato Sì, quanto sono i nostri belli. fichi, sono belli rossi. Come si fa? Questo ho messo noce di burro, zucchero di canna e ho lasciato caramellare per alcuni minuti, per Ok. all'incirca 10 minuti ho Poi aggiunto qualche impiegato. fogliolina di menta. Diventa, sì, che Fantastico, adoro. anch'io, anch'io. Perché poi, essendo molto dolce il fico, la menta gli va a dare quel tocco di Quel tocco di freschezza, freschezza, smorzando un sì. po' quella dolcezza estrema, perché i Questa. fichi sono molto dolci.
La prima neola è pronta e le abbiamo dato una forma simile ad una barchetta, perché poi dovrà raccogliere sì, con tanta fichi, bontà la crema. Sì, questo ha fatto un processo che ha fatto caldo, appena uscito dal ferro. Sì. Caldo, manteniamo la forma, agitiamo con un cucchiaio di legno, sì, con un oggetto che abbiamo cosa. A casa, sì. Aspettiamo che si raffreddi per prendere la forma. Comunque questo impasto, ve lo posso garantire, è davvero strepitoso. Rifatelo, trovate la ricetta a fine puntata, perché poi per riuscire ad avere questa elasticità deve essere anche l'impasto giusto, giusto. Altrimenti sì, poi... Sì, infatti per quello dicevo, la farina bisogna stare attenti al quantitativo. Perché se poi... Perché anche dalla grandezza delle uova è dato sì, dalla... Sì, 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 sì. Ah, questa... dall'umidità della farina. Questa è la consistenza ideale. Sì. Proprio questa qua. Ma tu sei bravissima. E questa, quindi non deve essere, io ve lo posso né dire perché... troppo liquida esatto. E né troppo... Perché potrebbe sembrare molto liquida invece a no. Guardarla così, ma non è liquida. Se vogliamo una neola ferratella croccante, sì, la dose giusta è questa qua, sì, la cremosità giusta. Non da... è tanto liquida, ha la sua struttura però sì, non sì, è dura, quindi dovete essere bravi a ricreare questa consistenza per poterla poi piegare e darle questa forma. Ok, ci siamo per impiattare. Abbiamo tutto ciò che serve. Allora, per fermarla mettiamo giusto un po' di crema. Comunque anche questa crema, che bella struttura che ha. Anzi, facciamo così. Ci hai ripensato? Sì. Mettiamo qualche fico sotto. Così. Ecco, i fichi sono un altro frutto dell'autunno, davvero. Poi con una punta a piacere possiamo dare una forma. Mamma mia, come preferiamo. Ecco qua. Un sostegno per farla reggere. Prendiamo i nostri fichi. E giustamente andiamo un po' a decorare. A decorare, mamma mia, ma nel frattempo questi fichi hanno fatto una specie di marmellata, sì, c'è sì, questo fondo bellissimo. Mamma mia, che bontà! Quasi quasi Elena non sorregge, sta crollando, sta collassando la neola. Ecco qua. E ci siamo. E ci siamo. Poi ce ne farai un'altra per l'inquadratura finale. Noi non ci formalizziamo, la mangiamo anche così, perché la neola non ha retto per quanta crema, cioè questa cosa non può che piacerci. Una ricetta davvero stupenda, super super golosa e soprattutto semplicissima. Prendete spunto da questa ricetta perché si fa davvero in maniera molto molto veloce e l'effetto wow è assicurato. Grazie Elena. Grazie a te Jennifer, grazie a voi. E grazie a voi per essere stati insieme a noi. L'appuntamento con la nostra cucina e quotidiano, io vi aspetto tutti i giorni, oramai lo sapete, sempre qui su Rete 8. A domani. Buono, fa paura. Io li adoro. Dai, finiamola. Non basta, Dai. Dopo che c'è uscito. Questo ci ha fregato, ci ha ripreso mentre lo stavamo a fare. Quanto è buona.